sia ben chiaro che non sono malato. Oh, certo, mio caro Holmes. Siamo in gita di piacere in questo ridente lembo di mondo che risponde al nome di Cornovaglia. Cornuto sarà lei. Ma no, Holmes! Ma certo, Watson, è solo il mio finissimo sense of humor. Quello non va in vacanza. Ha sempre voglia di scherzare? Comunque, ci farà bene una pausa in un luogo appartato dove sicuramente non succederà nulla. Casa apparteneva a un mio vecchio amico del liceo. Lo chiamavamo tutti Girino e era il sacco delle botte. Oh, noi giovani bulletti in erba lo prendevamo sempre a calci negli stinchi. Oh, che risate! Girino, eh? Oh, ma le so dire, Watson, ben molto di più di questo. Il suo amico Girino in realtà si chiama Montmorency. Ha messo su peso ultimamente, direi superando il quintale. E si guadagna da vivere allevando una rara specie di uccelli simili ai tacchini. Deduca, Watson, deduca. Alleva dodo? Molto bene, Watson! Ma come l'ha capito, Holmes? Elementare, Watson. Entrando ho potuto notare una sabbiolina rossa sullo zerbino che il nostro sbadato ospite deve aver scrollato dalle sue scarpe. Ebbene, Watson, quel particolare tipo di sabbia rossa si trova soltanto in un paesino del Devon chiamato Waka Waka Ee Upon Avon, dove tutti i primogeniti maschi prendono il nome e vengono chiamati Montmorency. E il suo amico è chiaramente il primogenito perché ha ereditato questa nobile dimora. Strepitoso, Holmes! Inoltre, mio caro Watson, ho notato che nella ritirata si trova appeso un articolo di biancheria intima maschile di notevoli dimensioni, sospetto fatto fare su misura. Da cui ha dedotto l'abnorme ingrassamento! Ma lei è un genio, Holmes! Ha dedotto un sacco di cose solo da un paio di mutandoni lavati e appesi nel cesso! Non lavati, mio caro amico dall'odorato compromesso, soltanto appesi a prendere aria. Beh, capisco dunque l'ingrassamento e il nome, ma il dodo, Holmes! Vede, mio caro Watson, questa piccola deiezione a forma di stella è sicuramente guano di un raro esemplare di Dodus sideralis. A tutti noto come il dodo dalla nostella. Ma Holmes, i dodo sono estinti! Sì, ma il loro guano no. Stia, Holmes, vado io a vedere chi è. Subito. Lei sicuramente vuole venderci un'enciclopedia per corrispondenza. Lo noto dal suono del suolo delle sue scarpe.
Holmes è cacofonico. Ma ascoltiamo cosa ha da dirci questa giovane signorina. La disturbo nel suo ritiro per proporre una faccenda singolare che mi occorsa avantieri. Avantieri io ero a teatro, non è vero, Watson? Sì, Holmes. L'opera, vero? Non esattamente. Era uno spettacolo di Ramona la Porcellona. Bell'esempio di burlesque. Olè! Mi diceva? Lasciami che mi presenti. Sono Sheila Shah. Sono nata a Bombay dall'amore clandestino tra una nobildonna inglese e un giovane pari, fuori casta indiano. Guardi, l'intestino a me funziona benissimo e dei fuoriclasse non me ne curo. Ma attendiamo la fine, Holmes. Venni in Inghilterra con mia madre, che purtroppo ci ha lasciati 5 anni fa. Ah, 5 anni! Ormai gli indizi saranno freddi come un ghiacciolo in Artide! Non è questo il punto. Il fatto di cui volevo parlarne risale, come diceva Vantieri. Negli ultimi 5 anni ho viaggiato per il mondo, raccogliendo collezioni di oggetti rari e curiosi che ho tutti raccolti nel mio gabinetto. Qualcuno si è introdotto dalla finestra. Rubato niente? Inizialmente sembrava di no, ma poi ho notato che mancava della polvere. No, polvere! Oh, la sguattera ha passato lo straccio! Ma no, cosa ha capito? Si tratta di un raro veleno in polvere dagli effetti devastanti. Balordaggini, io sono in vacanza e non lavoro. Lo perdoni, signorina. È preda del suo vizio. Sa, la malattia nervosa. Cioè, tira come un folle. Sì, signorina, è colpa dei Dodo. Perdonate questo slancio del mio povero cuore, ma vedete, io non ho nessuno a cui rivolgermi. La polizia ha archiviato il caso come opera del diavolo. Ma chiami Solomon Kane, mi scusi, poi scusi, cioè noi siamo in vacanza, cioè che ci frega dei suoi fatti personali, poi mi scusi ma con tutti sti Dodo attaccati agli stinchi, vero Holmes? Watson, lei è sempre intempestivo e non capisce una verdura lessa di queste faccende. Prego, signorina.